Ciao, qui casa mamma felice in tutto suo splendore. Brevissimo video perché da quando ho scritto che utilizzo cosmetici solidi, molte persone mi hanno chiesto come funzionano, che resa hanno, insomma quanto costano, perché utilizzarli davvero, eccetera. Quindi mini video di spiegazione su questo. Allora, noi abbiamo cominciato a utilizzare in particolare shampoo e balsamo solidi già da anni, credo, cioè non ne ho contezza, ma comunque abbastanza tempo, e io mi ci sono trovata subito bene per due ragioni. La prima di ordine pratico, e cioè il fatto che questo mi ha permesso di ridurre tantissima plastica. Io vi dico che in tutto questo processo di riduzione della plastica in casa, che è stato, come dicevo, un processo, non dall'oggi al domani, noi facevamo un saccone di immondizia pieno di plastica alla settimana, adesso ne facciamo mezzo al mese, quindi il cambiamento è stato proprio evidentissimo. Ne parlavo proprio l'altra sera con Nestor, che ha portato giù la plastica di un mese, mi fa, è sconvolgente. Chiaramente questo si è svolto su vari elementi, cioè la spesa sempre più sfusa, eliminare i detersivi nelle bottiglie di plastica e scegliere quelli in pastiglie in modo da non comprare altri contenitori, e poi anche sulla cosmesi. In particolare io mi sono innamorata subito degli shampoo e dei balsami, e qui arriviamo al secondo punto. Allora, io tra le mie 250.000 malattie autoimmuni ho anche la psoriasi, e quindi anche la psoriasi del cuoio capelluto. Quindi cosa mi succede? Che se uso degli shampoo normali della GDO che contengono siliconi, che fanno il loro egregissimo effetto, cioè trattengono l'acqua sul capello e lo rendono super lucido, quindi benissimo, perché i siliconi non sono il male, diciamolo, per evitare qualsiasi dubbio, a me questo creava più problemi sul cuoio capelluto, perché appunto sentivo di non riuscire a risciacquare mai bene il prodotto. Con i cosmetici solidi, e in particolare quelli che sono ancora di più in scatoline di cartone come queste, quindi si riciclano nella carta e qui c'è zero plastica, io mi trovo super bene perché fanno una schiuma molto più sottile rispetto agli shampoo e balsami classici, e trovo che si risciacquino benissimo, tant'è che quando li risciacquate non avete quella sensazione di capello morbido e lucido come ce l'avete con lo shampoo al silicone, che ripeto va benissimo se avete dei tipi di capelli che sono, rendono meglio per quello, ma si sciacqua molto bene e fa quell'effetto un po' quando pulite bene i piatti che fa sul capello, cioè il capello cinguetta, come direbbero le esperte. E quindi questo per me è stato un po' la svolta, perché io, considerate che mi lavo i capelli tutti i giorni, tutte le mattine, a meno che se lavoro da casa ogni due giorni, però non esco senza essermi lavati i capelli, proprio per questi problemi di qui sopra. Tenete anche conto del fatto che non mi tingo e non faccio trattamenti, non vado dal parrucchiere e non mi asciugo i capelli col phon. Non so se queste informazioni possono essere utili, ma io le ho dette lo stesso. E no, anche in inverno non uso il phon e la mia cervicale sta perfettamente. Tra tutti gli organi, i muscoli e l'apparato scheletrico del mio corpo che non funzionano, la cervicale è l'unica che funziona. Ci siamo tolti una cosa. Ma come funzionano questi shampoo e balsami solidi? Allora, vi faccio vedere come li uso io, perché io li uso in modo particolare e, senza paura di smentita, direi geniale, perché ovviamente quando si tratta di praticità nessuno mi batte. Allora, innanzitutto, quindi ve li faccio vedere, ci sono di varie forme, rotondi, quadrati, rettangolari, eccetera. Questo non si mette a fuoco, ecco, faccio così come le vere influencer.
Io vi consiglio, se potete, la forma rotonda perché è molto più facile da maneggiare. Questo qui è lo shampoo, questo è il conditioner, cioè il balsamo. Hanno due colori differenti, quindi è molto facile distinguerli. Cosa faccio io? Siccome a me appoggiarli su un portasapone, che poi si forma quell'acquetta schifosa, mi faceva un po' senso, io uso questi sacchetti. Ora ve li faccio vedere. Sono dei sacchetti portasapone che si trovano tranquillamente in kit. Si mette a fuoco, influencer, via. In modo da appenderli nella doccia con questo cordino a un gancio di quelli a ventosa, così il sapone scola e non rimane l'acquetta. Però la vostra amica geniale che cosa fa? Io non uso un sacchetto per ogni prodotto, ma metto shampoo e balsamo insieme nello stesso sacchetto. E adesso vi faccio vedere perché. Perché così, semplicemente memorizzando il colore dello shampoo e del balsamo, voi avete tutto in un'unica opzione. E quindi al mattino, quando vi fate la doccia con gli occhi mezzi chiusi, io cosa faccio? So che lo shampoo e questo azzurro mi bagno i capelli e comincio a strofinare direttamente col sacchetto qui per fare la prima schiumetta. Poi giro, faccio la passata di balsamo, appendo al suo cosino e finisco di lavarmi e sciacquarmi i capelli, tutto in una mossa. Parere mio, questo è geniale. Poi, siccome esistono anche i prodotti per il corpo solido, cioè i bagnoschiuma, docce, eccetera, eccetera, ovviamente li potete mettere in un altro sacchettino, richiuderlo e via. Ovviamente io ho confuso tutto perché c'è scritto shampoo, cosa, ma io adesso ho fatto tutto a cavolo. Ecco, per me questi sono personali, cioè ognuno ha il suo, a dividere questo con un'altra persona anche della famiglia mi farebbe un schifo, però voi fate come vi sentite. Adesso però cambio inquadratura perché vi voglio far vedere com'è quella schiuma molto soffice e leggera di cui vi parlavo e come poi effettivamente si usano questi prodotti, così vi togliete ogni dubbio e poi ovviamente se avete domande, dubbi, mi scrivete o sotto il post o sotto il video YouTube e io vi rispondo molto volentieri. Ecco qua, vi faccio vedere come utilizzo io shampoo e balsamo. Cioè, mentre sono sotto la doccia, li bagno così, li strofino sui capelli, in questo modo, direttamente sui capelli. E vedete che viene questa schiumetta più sottile, più delicata, con cui mi strofino, vedete, e poi mi risciacquo. Adesso cosa potrebbe andare storto in tutto ciò? No, niente, assolutamente. Adesso vi faccio vedere invece, per esempio, mamma mia, sembrava puntata di Art Attack. Vi faccio vedere invece, per esempio, il bagnoschiuma senza retina. Vedete, lo stesso funzionamento. Ve lo passate sul corpo o nelle mani, come preferite, e vi fa questa schiumettina. Molto delicata. Con un profumo lieve lieve, perché ecco, questa è la terza cosa che mi sono dimenticata di dirvi, a me non piacciono i profumi forti e quindi li preferisco ai prodotti tradizionali perché non apprezzo molto. A conclusione vi dico questo, probabilmente gli shampoo e i balsami solidi non sono adatti a tutti i capelli, quindi chiaramente come tutti gli shampoo. Bisognerà testarli sul vostro capello e capire se funzionano, perché immagino per esempio che chi porta i ricci afro debba fare un conditioning magari un po' più forte e quindi debba tenere le maschere e tutto, quindi io vi consiglio di provarli. A me non seccano i capelli, anzi trovo che li tengano molto puliti e tra l'altro da quando uso quei prodotti solidi
Trovo che i miei capelli rimangano puliti molto di più anche il secondo giorno. Questo proprio perché, per quello che vi dicevo, mi tengono molto pulito il cuoio capelluto, cosa che invece con gli shampoo al silicone a me non succedeva, ma perché non sono adatti a me. Ribadisco, non è una campagna anti siliconi. Quindi per concludere, io vi dico, provateci, è un gran modo per risparmiare soldi, perché costano molto meno di tutti gli altri prodotti, un modo per risparmiare imballaggi, nel senso che non dovete più avere un armadietto del bagno che straripa di prodotti per capelli eccetera, perché questi sono estremamente compatti e quindi si impilano anche facilmente, cioè sono proprio più facili da gestire. E terzo, diminuite tantissimo l'utilizzo di plastica monouso in casa, secondo me è importante. Con questo spero di aver risposto a tutte le domande, ma ribadisco, se avete bisogno di qualsiasi cosa, Casa Mamma Felice è qui. Ciao ciao!